Non dimenticherò mai la prima volta che ho avviato Windows. E credetemi, ci sto provando con tutte le forze. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Sono quello che chiamate disperati perché... Ma se Grizzly riesce a farlo in 2 secondi, perché non dovrei riuscirci io? Aspetta che ci provo. Ops. Pronto, Grizzly? Si è rotto! No! Non gli ho fatto niente, non l'ho toccato, non c'ero! Se c'ero dormivo, se dormivo sognavo qualcos'altro e soprattutto non pigliavo pesci! In realtà, già da tempo dico ai miei clienti, sul manuale è spiegato come fare, è una procedura molto semplice, non vuole provarci prima che io faccia il mio intervento? Una volta uno mi fa, ma come? Ma se lei mi dice che c'è la procedura, poi non rischia di perdere clienti. Al contrario, da quando i miei clienti cercano di ripararsi da soli il computer, io faccio affari d'oro, le chiamate si sono triplicate! Comunque ci sono sempre i clienti che con la tecnologia ci hanno litigato a priori. Mi chiama un cliente e mi fa «Oh, finalmente! Ieri ho provato a cercarti tutto il giorno, ma in ufficio continuava a rispondermi la segreteria telefonica». Sì, siamo d'accordo. Se sono in giro dai clienti, evidentemente non sono in ufficio. E ho apposta una bella segreteria telefonica. Sempre, rigorosamente, vuota. Ma lasciarmi un messaggio? No, vero? Sino all'ultima volta che l'ho controllata non mi pare che mordesse! E adesso scusatemi, devo proprio andare, qui in laboratorio ho tanti portatili che mi aspettano. No, non proprio a braccia aperte, più che altro a schermi smontati. Ma d'altronde il mio lavoro è questo, the show must go on, la formattazione deve continuare. Ciao a tutti e alla prossima!